No, allora, innanzitutto, quando si parla di che visione dello Stato si ha, ecco, in questi giorni si sta pubblicando questo microcosmo di Pomigliano d'Arco, in cui ci sono ancora delle fabbriche, ma su 39.000 abitanti 12.000 hanno il reddito di cittadinanza. Se questa è la Ma si visione dei 5 informi, Stelle di persone non ma libere ma no. sussidiate, queste cose sono assolutamente allucinanti. No, questi sono i dati, sono usciti sulla stampa di Sì, Torino, peccato che però smentitemi se riguardava siete in grado. un'intera Sì, circoscrizione di riguardava. Comune. Allora, sì, facciamo Ma la si informi presa. meglio No, perché lei non momento, sa. smentitemi Vabbè, se a siete in Taranto lo grado. prendono Allora, il 14.000. problema Un vero, sì, vorrei finire. Sì. Vorrei finire. Il problema vero è che il nostro è un paese povero di materie prime e che ha bisogno dell'industria manifatturiera che esporta per poter incassare il denaro per poter pagare le importazioni. Credo per prima di fare i parlamentari queste cose ve le debbano spiegare. E se non avendo le materie prime perdiamo la produzione dei metalli, che sono il primario del manifatturiero, come l'alluminio che abbiamo già perso e come rischiamo di perdere l'acciaio, noi perdiamo sovranità industriale. Abbiamo visto i parlamentari 5 Stelle in questi giorni parlare di polo della ricerca. Ecco, un polo della ricerca non assume 10.000 persone, qualcuno che parla di piante officinali. Queste sono prese in giro nei confronti di persone che in quest'anno hanno pagato già un disastro ambientale, stanno pagando la cassa integrazione e rischiano di pagarlo ulteriormente con la disoccupazione. Su questo bisogna prendersi delle responsabilità, perché in Puglia questa azienda è stata ha mille responsabilità perché ha fatto una cassa integrazione assolutamente non Appunto, necessaria. appunto. Contemporaneamente però è Venendo meno agli prigioniera di un accordi governatore presi, della regione che sa venendo fare solo meno agli ricorsi, accordi che presi. perde tutti, che chiede la decarbonizzazione. Per la decarbonizzazione, le spiego, serve tanto gas a basso costo. È complicato decarbonizzare col gas con una mano e bloccare la TAP con l'altra come fa Emiliano. Bisogna un po' più studiare queste cose. Questo Se lo si dica di fa Emiliano, non a me. politica urlando onestà, onestà, onestà e non si sa nulla di come funziona l'economia italiana, il 52% delle esportazioni italiane sono metalmeccaniche e lei deve sapere che questo paese, con la chiusura dell'Ilva, è un paese destinato a impoverirsi, a Allora, un perdere i suoi momento, gioielli io prendo industriali. parola Sono a fianco collegati di all'Ilva. Emiliano però. Chiaro.